Di nuovo buongiorno, ore 8 e 10, quasi 8 e 11, seconda parte di Presto Presto con i nostri ospiti che vado subito a salutare e a presentarvi. Intanto il collega Paolo Marini del Messaggero, buongiorno Paolo. Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti, salve. E poi Renato Natali del comitato organizzatore del Gran Galà dello Sport Teramano che ci illustrerà proprio questa mattina. Buongiorno Natali. E poi torna a trovarci Maurizio Salvi, presidente sì dell'Atletica Gran Sasso, ma anche in qualità di collaboratore con la sua società del gruppo podistico Teramo, che anche quest'anno organizza la famosa ormai maratonina pretuziana. Buongiorno, Buongiorno. buongiorno anche a voi. Buongiorno Maurizio Salvi. Vado subito da Paolo Marini perché l'argomento del momento, sì, c'è il calcio che sta per tagliare il traguardo della Lega Pro, ma per quanto riguarda il basket, in settimana la performance super di Polonara, la salvezza della Banca Tercas Teramo, però anziché festeggiare qui la situazione è invece carica di tensione, si sono subito addensate delle nubi. Ovviamente per i motivi, insomma, della crisi finanziaria e economica che sta attraversando la società e che si riflette sullo staff tecnico e i giocatori che sono molto indietro circa la percezione degli emolumenti. E tutto questo ha guastato l'atmosfera e ieri ne sono successe, tra virgolette, delle belle. Ci puoi fare un resoconto di quanto accaduto appunto ieri? E cosa si preannuncia per la gara di domani, dove non è detto che scende in campo la squadra nel pieno delle sue forze? Eh sì, Andrea, questo è un rischio che proprio in queste ore potrebbe concretizzarsi, nel senso che ieri pomeriggio all'arrivo dei giocatori appunto al palazzetto si è parlato, nel senso che i giocatori fra di loro hanno voluto fare il punto della situazione. Sono entrati per l'abituale allenamento, però è stato scelto da parte dello staff tecnico di fare un allenamento cosiddetto autogestito a porte chiuse. Nel senso che ognuno è lasciato libero di fare attività o di non farla. Ed è già un primo segnale. Fra l'altro c'era un'atmosfera molto, come dire, fredda, tra virgolette, che è insolita, specie in quest'ultimo periodo dove la squadra stava ottenendo comunque dei grandi risultati, Qui perché sono le insomma poi immagini della vittoria contro Montegranaro. sì, sul gelo appunto di una fase di grande gioco per quelle che erano le condizioni, però casomai poi entriamo un po' anche nel dettaglio di questo, come siamo arrivati a trovarci a parlare di queste cose oggi. Dopo l'allenamento c'è stata la richiesta da parte dei giocatori e dello staff appunto di un ulteriore incontro con il presidente Lino Pellecchia, incontro che è avvenuto proprio ieri attorno alle 6:30 del pomeriggio, 7, insomma così. C'è stata una lunga chiacchierata fra appunto tutti i protagonisti, una lunga chiacchierata al termine della quale non sono uscite, diciamo, tra virgolette, delle versioni ufficiali. I giocatori hanno poi ulteriormente riparlato fra di loro e nel frattempo, come sai, queste fasi un po' concitate, si cercava di capire un po' quali potessero essere le prese di posizioni effettive. Però siamo arrivati poi in serata senza, diciamo, con una sorta, tra virgolette, di silenzio stampa, nel senso che poi nessuno ha voluto più parlare o fare dichiarazioni ufficiali. In serata anche i cellulari, come tu Tutti sai, spenti. noi, come dire, siamo per ovviamente lavoro, cerchiamo di Giustamente, saperne il più giustamente. possibile, però cellulari spenti o comunque non arrivavano Non risposte da raggiungibili. giocatori e da staff, ma è anche per certi versi comprensibile. Se la vedessi, diciamo, da fuori, effettivamente posso comprendere questo atteggiamento. Il rischio che attualmente ci troviamo poi ad esaminare è quello che appunto nella partita di domani, quella di Milano, ci sia il rischio che ci sia la possibilità che la squadra decida di non giocare. In questo senso, per obblighi di Lega, la possibilità che vada in campo o comunque al referto una formazione composta esclusivamente da giovani dell'Under 19, Under 17, comunque appunto del settore giovanile teramano, la possibilità è concreta e non comporterebbe delle sanzioni. Come ad esempio è stato per Napoli, Rieti, Sì, insomma, queste squadre che hanno attraversato questi momenti. quello è appunto come dire, un parallelo che speriamo non si riviva Se non qui. altro in questo caso il risultato sportivo è stato raggiunto e questa è una sorta di tampone per finire la stagione. Invece quelle erano situazioni, soprattutto Napoli, di chiaro dissesto Sostanzialmente. anche sportivo da quel punto di vista. Fra l'altro fu una situazione, insomma, che in qualche modo ha segnato poi, tra virgolette, almeno finché non ritornerà qualcuno che vorrà rifare basket a Napoli, però anche la fine di quella,
situazione, quella gloriosa poi esperienza cestistica, perché Napoli insomma è sempre stata un baluardo del basket italiano. Ma al di là di questo, non avendo raggiunto appunto la matematica certezza, si pensava che ci potessero essere adesso dei presupposti ulteriori per poter intanto creare un presente, perché noi poi anche sui giornali spesso ci capita di scrivere che, vuol dire, non si sa quale sarà il futuro del Teramo Basket, però a questo punto si è capito che il problema è proprio il presente, perché siamo arrivati in una situazione in cui adesso giocatori e staff vogliono avere delle risposte, non più a tra virgolette a parole come è capitato fino ad ora, ma risposte concrete, con i fatti. Quindi diciamo è possibile che queste ultime tre gare in giornata, poi fra l'altro dato che la squadra comunque è molto compatta e vorrà prendere una decisione tra virgolette all'unanimità, come si vuol dire in questi casi, quindi si risentiranno proprio tra un po', fra l'altro la partenza è per l'1:30 per Roma di oggi, quindi a quell'ora sapremo insomma chi sarà andato a Milano e che squadra potrà scendere in campo. Ma quello che sta accadendo ora, cioè il fatto che la squadra non riesca a godersi il momento del traguardo tagliato, ci fa anche capire di che periodo hanno attraversato, di che stagione abbiano attraversato gli stessi giocatori, lo staff tecnico, e in che condizioni sono riusciti ad arrivare a questo risultato sportivo. Perché se la prima reazione dopo aver tagliato il traguardo è quello di Ramagli, che in sala stampa dice ora vogliamo chiarezza sul futuro, alla ripresa degli allenamenti la squadra sostanzialmente non si allena, si autogestisce e mette in dubbio la presenza a Milano, perlomeno i giocatori della prima squadra, questo ci fa capire in che condizioni e con quale attaccamento alla maglia, alla canotta, i giocatori hanno portato a termine questa stagione. Sì, sicuramente è un segno di grande professionalità da parte di tutti. Non ci scordiamo che quest'anno è iniziato sotto come dire, una speranza che si potesse in qualche modo invertire una tendenza che aveva portato insomma, a vivere una crisi la scorsa estate di grosse proporzioni. Sembrava che si erano poste le basi per poter ricreare il basket a un Sempre certo alti e modo. bassi, no? Momenti in cui si pensa ok, c'è pessimismo, l'anno prossimo si chiude baracca, altri momenti in cui il patron Pellecchia fa trasparire un maggiore ottimismo e quindi la possibilità di risanare la situazione di bilancio. Tu come la vedi da questo punto di Guarda vista? Andrea, Tu che sei molto dentro l'ambiente del basket teramano, che segui queste vicende anche societarie, che cosa annusi? intanto c'è di fondo una problematica economica di grosso livello e queste problematiche si risolvono solo se ci sono delle forti intenzioni e possibilità, quindi non solo la volontà di voler dare una strada, una via d'uscita per questa situazione, ma anche la possibilità. Noi abbiamo da una parte un imprenditore come Lino Pellecchia che è stato già in società, che comunque ha già si è impegnato già molto in prima persona negli anni scorsi e ha voluto continuare quest'estate. C'erano degli accordi probabilmente presi, anzi no, c'erano degli accordi presi, nel senso probabilmente, accordi che poi sono stati diciamo, rivalutati, Rimodulati. rimodulati. E comunque c'è dall'altra parte un istituto di credito come la Tercas, che è main sponsor della società, che ovviamente si trova adesso in una fase differente da quella che poteva vivere lo scorso Ha anno. cambiato anche il direttore Ha generale. cambiato direttore generale, ma ha anche cambiato, tra virgolette, politica della banca, nel senso stesso direttore generale nelle sue conferenze, è sempre molto dinamico e molto attivo, ma anche ribadisce spesso il concetto che se prima, anche lo stesso presidente Nisi ha detto questo, cioè se prima c'era una fase di consolidamento, o meglio, scusate, prima c'è una fase di, tra virgolette, espansione con la intenzione appunto con l'acquisto Caripe, con operazioni di grossissimo livello, adesso sarà una fase di consolidamento, cioè non si potranno più fare quei grossi investimenti fatti prima, ci sono anche delle situazioni pregresse da valutare bene, quindi la politica di austerity, se posso usare questo termine, Potrebbe della non Tercas, giovare alla assolutamente Teramo no, Basket. anche perché, ripeto, dalle buone intenzioni poi bisogna passare appunto ai fatti e credo che adesso siano, come dire, succeduti dei mesi in cui, nonostante siano state proposte da parte della società, molte volte rimodulate, l'ultima proposta, fra l'altro, quella se non ricordo mai, della scorsa settimana, è stata portata avanti esclusivamente da Lino Pellecchia. Quindi diciamo c'è anche all'interno della società stessa uno scenario possibile
nel quale i contrasti interni potrebbero sfociare ulteriormente. In ulteriori divisioni, anche di strada. Questa è, sì, quindi diciamo è una fase questa in divenire e ovviamente anche Molto delicata. questa situazione non può che accrescere le difficoltà dei giocatori. Adesso parliamo comunque di atleti che stanno percependo, non so, attualmente io credo meno della metà di quello che Sì, dovrebbero aver percepito a questo momento. Sono situazioni, insomma, non facili e comprensibili. ecco Paolo, voglio sentire se hanno qualcosa da dire anche i nostri ospiti su questa vicenda, magari da sportivi teramani. Comunque Teramo Basket è una realtà straordinariamente importante, ha fatto più di 10 anni di Serie A1 portando Teramo a confrontarsi con le metropoli italiane. Natali, insomma, Ma cosa pensa sì, di io penso, seguo anche il da vicino il basket, penso basket? che queste situazioni per una realtà come Teramo penso che siano fisiologiche, lottiamo contro grandi società, contro grandi città e per cui è difficile anche, io lo capisco e penso che anche tutti i tifosi capiscono queste situazioni di difficoltà, però è un orgoglio per Teramo, insomma, lottare. Io dico sempre che vedevo le partite di basket quando la Rai... Un tempo Sì, sabato mi pomeriggio. fermavo a vedere perché si vedeva la A1, grandi campioni, e qui li vediamo quasi domenicalmente, quindi sarebbe proprio un peccato che la Perdere società non questo grande risolva tutti i patrimonio. problemi. Comunque c'è da fare un encomio a tutti, insomma, società e giocatori, staff tecnico, perché quest'anno è stata veramente una salvezza che a un certo punto sembrava insperata. Oggi siamo salvi con diverse domeniche Beh d'anticipo, sì, per quindi come si era messo un applauso il a tutti, campionato a un certo punto, un applauso, salvarsi con 3 giornate esatto, d'anticipo è quasi un un miracolo. applauso a tutti per questa salvezza. Salvi cosa pensa? Ci sono prospettive di uscire da questo stato di impasse che sembra, insomma, abbastanza corposo? Ma io credo che la situazione, come diceva Marini, la situazione è estremamente delicata. Perché più che parlare di futuro, qui si tratta diciamo, di concludere il presente e soprattutto, ecco, pagare gli emolumenti a tutti i giocatori e allo staff tecnico. Io Quei cosiddetti innanzitutto, diritti sì, d'immagine. diciamo che anche loro, insomma, lavorano, quindi sono venuti a Teramo sicuramente con, immagino, dei budget non elevatissimi, diciamo così, e quindi è giusto per tutti quanti percepire ciò che è di diritto. Io innanzitutto dal punto di vista sportivo mi sento di fare veramente i complimenti perché spesso si è parlato, dice, ma gli americani se non prendono i soldi prima non giocano, insomma i giocatori quando non ha, invece qui bisogna dire che americani, non americani, Tutti. Sono massaggiatore, preparatore atletico, mister, le insomma classiche situazioni tutti. che riescono a cementare il gruppo. Veramente, veramente una cosa straordinaria. Io spesso vado anche al palazzetto, seguo la squadra veramente, ma anche per fare questi risultati sicuramente hanno lavorato veramente tantissimo. Da parte di tutti, noi teramani, credo che l'augurio sia quello di affinché, insomma, la situazione si possa sbloccare, però veramente credo che è un momento difficile. Poi, come sottolineava anche prima, sottolineate voi, quando poi all'interno della società cominciano a esserci dei contrasti, la cosa sicuramente diventa ancora più Più difficile. difficile. Cambiamo argomento, ma poi torneremo a parlare di Teramo Basket circa gli spiragli futuri, ma anche io vorrò parlare di Achille Polonara perché penso che Sì. si sia conquistato l'attenzione non solo nostra, ma soprattutto dei media nazionali e internazionali perché ha fatto qualcosa di sensazionale nell'ultima partita, ma di importante nell'intero ultimo periodo. Però ora voglio parlare anche di gran galà dello sport teramano con uno dei fautori. Renato Natali fa parte del comitato organizzatore. E questo galà del calcio teramano, innanzitutto, com'è nata l'idea e cosa accadrà domenica 6 maggio, che è la data prescelta per questo primo evento assoluto, che magari potrete anche ripetere nel tempo. Sì, Ma intanto cosa possiamo intanto dire? mostro Ecco, il nostro bene. manifesto per questa
un po' più in alto. Ecco, quel nostro manifesto, per questo chiamiamolo galà, ma diciamo è un po' la storia, vogliamo rivivere un po' la storia. Mantenga ancora, vogliamo un po' rivivere, la possibilità di inquadrare un attimo di tempo, ecco qui. Vogliamo un po' rivivere la storia del calcio teramano. Si è pensato di iniziare da quella squadra che nel 73-74 vinse il campionato, che quella ritratta, quella che qui... quella foto, d'epoca. Che vinse il campionato, che ci portò dalla Lega semipro ai professionisti. Diciamo c'è una ricorrenza, quest'anno siamo una Lega dilettanti e il Teramo dovrebbe passare tra i professionisti. A parte, si accinge a... c'è stata una concomitanza di questo e ce ne fa piacere. Come è nata? Perché abbiamo avuto tante, diciamo a Termocalcio ultimamente ha avuto tante vicissitudini e quindi praticamente diciamo è un po' dare risalto a questo dopo averle superate. La giornata come si svolgerà? Si svolgerà che il 6 maggio al Teatro Comunale ci saranno tanti ospiti, personaggi del calcio che hanno calcato il campo vecchio comunale, diciamo, ecco, possiamo dirlo, il vecchio comunale ormai in disuso, e quindi ci si ritrova per poi premiare tanti di questi calciatori, tenendo presente anche una premiazione per tre pionieri teramani, Standoli, Vaccarilli e Pellegrini. È un invito insomma a tutti gli sportivi a cercare di ricordare, molti saranno giovani, non ricorderanno tutte queste squadre, però diciamo che magari poi sarà anche un'opportunità per i più giovani di conoscere chi ha fatto grande perché, il calcio teramano. Anche perché diciamo si viveva lo sport anche in maniera diversa. Più e questo genuina, per dare una continuità, per dare proprio un passaggio, un testimone tra lo sport che si vive negli anni 70 e quello che ormai si vive nel 2000. E chi fa parte del comitato organizzatore e chi vi ha aiutato nell'allestire questa giornata? Comunque, aiutato il comitato organizzatore, sono 7-8 persone, tra cui non so, i fratelli di Federico, Vincenzo D'Antonio che ne è il presidente, Cordoni, poi c'è il professor Serpentini, così via, hanno collaborato, stanno collaborando tante altre persone. Gli sponsor hanno risposto per dare una mano per le spese, e la Termocalcio ha dato un grosso aiuto a questa stato l'ingresso manifestazione. Sarà gratuito per gli abbonati della Termocalcio? Guardi, io questo ci tengo a dire, l'ingresso al Teatro Comunale sarà per tutti, per tutti i tifosi, che si dice tra platea e galleria, tra tutti i tifosi, gli sportivi che vorranno partecipare. Io li esorto a partecipare perché sarà proprio una mattinata diciamo di sport e che rivediamo tanti personaggi che sono tanti anni che hanno lasciato Teramo, non per questo sono vicina alla città di Teramo, perché quando sono stati invitati, quando sono stati contattati, sono avuto risposte proprio diciamo in massa entusiaste, e soltanto qualcuno forse non sarà tra gli invitati, ma due o tre persone sarà per problemi familiari che costringono, oppure la lontananza, parliamo di Sicilia, ecco, quindi distanze. Comunque l'augurio che ci siano tanti tifosi, tanti sportivi, è aperta a tutto. Diciamo il comitato ha questo forse rimane, che forse non può invitare direttamente tutti quanti, chi ha giocato col Teramo, chi ha... Comunque è anche un momento di rodaggio per voi, perché la prima edizione, parleremo poi nel corso della seconda parte anche della possibilità di ripetere questa esperienza, e magari esprimeremo in maniera dettagliata quello che sarà il programma di questa domenica 6 maggio, che sarà anche in concomitanza con l'evento Un Campione Come Amico e con l'ultima di campionato Teramo Ancona. Maurizio Salvi, a che punto siamo nei preparativi della maratonina pretuziana, appuntamento di martedì 1 maggio? Sì, ormai diciamo che i preparativi sono conclusi, l'organizzazione della maratonina pretuziana parte diciamo da lontano, quindi cominciamo noi abitualmente già a settembre, cominciamo già a fare le prime riunioni per dividerci i compiti, insomma le mansioni a livello organizzativo. E
Siamo pronti, insomma, ecco, abbiamo fatto tutto quello che riguarda diciamo la parte, soprattutto l'organizzazione più importante è entrare nelle scuole. Come vediamo da queste immagini, noi abbiamo tanti giovani, giovanissimi, tanti bambini, avremmo, se come si prevede il tempo diciamo sarà buono, avremo tanti bambini, 1200-1300 bambini tra le scuole elementari e medie. È veramente un fiume di giovani, è una manifestazione unica non solo in Abruzzo ma veramente anche nel panorama italiano, anche nelle grandi città. Portare a correre 1200-1300 bambini è veramente una cosa straordinaria. Cosa rappresenta per Teramo questo evento della Maratonina Pretuziana? Ma è un evento sentito da tutti. Noi innanzitutto siamo alla 33esima edizione. Le virtù della Pretuziana, sì. Quindi. Siamo alla 33esima edizione, quindi il fatto stesso che insomma... Anche qui possiamo inquadrare. Siamo arrivati a svolgere tutte queste edizioni, la dice lunga. È un evento, diciamo, cioè è molto sentito in città. Noi tra l'altro ci rivolgiamo anche a tutte le palestre del comune di Teramo e anche lì abbiamo tantissime adesioni. Avremo una gara non competitiva, la prima manifestazione la mattina alle ore 9:30 che aprirà, diciamo, tutta questa giornata di corsa che ci sarà il 1° maggio. A questa gara parteciperanno tutti gli appassionati che vanno in palestra, parteciperanno anche tanti cittadini. Parteciperanno a alcuni ordini professionali come gli ingegneri, i commercialisti, quindi appunto diciamo c'è questo anche negli ordini professionali, ma ci sono i vigili del fuoco, ci sono i corpi militari tipo la polizia, quindi tutti quanti hanno la possibilità e vengono con piacere a correre questo percorso. La non competitiva è 5 km, sì, completamente chiuso al traffico, poi ecco, correre dentro Teramo è anche un piacere, insomma, con un percorso completamente storico, chiuso al traffico. Allora ci fermiamo per qualche minuto, poi torniamo con la seconda parte. Eccoci, rientrati con Presto Presto. Stavolta con Paolo Marini parliamo degli aspetti più belli, più squisitamente sportivi e di quello che ha fatto Achille Polonara. Abbiamo confezionato una clip con tutte le sue iniziative offensive, i suoi canestri, è stato praticamente perfetto da due, quasi perfetto in generale dal campo, 34 punti, una delle migliori performance ogni epoca per l'ultima A1 italiana, meglio di lui in pochi hanno fatto. L'ultimo precedente era legato a Belinelli, anche la Lega Basket si è scatenata nel ripescare tutti i numeri che avessero inerenza con questa performance strepitosa di un ragazzo che si sta facendo strada. Commentaci insomma questa prestazione e quali sono le possibilità future di questo ragazzo. Allora, intanto diciamo che Achille Polonara si è consacrato proprio nell'ultima partita come un astro nascente del basket italiano, quindi Teramo ha avuto la capacità di saperlo prendere quando era ancora giovane e vederne delle potenzialità. E poi il paradosso, uno dei paradossi di questa stagione è anche il fatto che mancando o scegliendo di rinunciare a un giocatore che non stava rendendo assolutamente come Yaniv Green, si è aperto per Polonara uno spazio maggiore, una maggiore considerazione che lui è stato bravo a fomentare in qualche modo. Cioè, le sue prestazioni adesso ci parlano appunto di un atleta non completo perché ha ancora grossi margini di miglioramento, secondo me. Potrebbe veramente, quello che sta facendo vedere adesso è solo il lato, adesso poggia molto il suo gioco sull'atletismo. Sì, che è una delle sue caratteristiche, però abbiamo visto già prendere con più fiducia il tiro da fuori, sì. Questo potrebbe aprirgli anche tecnicamente un futuro differente, perché
gioca spesso da 4 da ala grande. Adesso c'è una piccola parentesi tecnica, sì. Però ovviamente non ha nemmeno tanto il fisico per poter contrastare dei lunghi di ruolo come soprattutto se dovesse salire di livello perfetto, anche con una squadra che ambisce a fare Coppa Europea ad esempio, esatto. Nelle competizioni internazionali tuttora ha fatto competizioni di, diciamo, con i pari quota, con i pari età, campione medaglia d'argento agli, sì, ultimi europei under 20 con l'Italia, è sicuramente uno dei talenti, dei primi tre giocatori della sua annata. C'è anche i siti specializzati americani lo danno già come tra i migliori prospetti, di quelli del 91, insomma, che è appunto la sua annata. Ecco, quello che dicevo prima era che se lui riuscisse ad avere questo tiro a tre, ad esempio, che abbiamo visto adesso, a prenderlo con la confidenza e con la continuità che ha mostrato anche con Montegranaro, perché appunto 2 su 3, che nelle ultime partite comunque prende con più fiducia il tiro da 3. Questo gli potrebbe permettere appunto di aprirsi e di giocare anche dalla piccola. Poi dovrebbe migliorare molto in difesa e dovrebbe anche utilizzare di più la mano destra. Però ecco, adesso stiamo andando a cercare dettagli. Per dire comunque che ha margini di miglioramento e punti del suo gioco dove può lavorare per essere ancora più concreto. Senti Paolo, in molte circostanze la critica, anche l'opinione pubblica che segue la Teramo Basket, chiedeva un impiego maggiore di Polonara, anche un anno fa, un anno e mezzo fa, però Capobianco prima e Ramagli poi ci sono andati sempre con i piedi di piombo. Pensi che anche questa sia stata una strategia vincente da parte degli ultimi due coach della Teramo Basket? Perché poi si rischia magari di bruciare il talento in erba messo in evidenza dai ragazzi giovani come lui. Sì, diciamo, sicuramente un allenatore vede ogni giorno il giocatore, sa come sta rendendo, quali sono i progressi che sta facendo, se sta dando i segnali che lui vuole vedere, segnali di crescita, e quindi io credo che poi i fatti diano ragione a chi ha scelto di aspettare, di non farlo, di farlo gradualmente entrare nei meccanismi di gioco della squadra. Poi ripeto, è una situazione quella di quest'anno nella quale si sono aperte delle possibilità maggiori. Teramo, ricordiamo, ha giocato sostanzialmente quasi tutta da gennaio in poi, da quando se n'è andato, sostanzialmente senza l'americano titolare e senza poi il lungo straniero che ti veniva dalla panchina. Quindi una squadra dove si poteva rischiare a quel punto, dando molta responsabilità, sì, ma anche a un ragazzo come Antonello Ricci, quindi che ragazzo fatto di 20 anni, 19 anni, 20 anni, per cui mettersi sulle spalle la possibilità, la responsabilità di dover contribuire a salvare la squadra, presupponeva una risposta di questo tipo e fortunatamente c'è stato. Cioè, il giocatore ha dimostrato di avere qualità, di essere anche un prospetto per la nazionale, Vanto, e di poter aspirare adesso anche a palcoscenici migliori, perché adesso è inutile che ci siamo a nascondere, a cercare, a tutti farebbe piacere vedere 20 anni Polonara a Teramo, però pur avendo un contratto di 3 anni ancora in essere con il Teramo Basket, è naturale che su di lui si stanno già muovendo delle squadre importanti e comunque sarà pressoché impossibile continuarlo a vedere. Sì, ma sarebbe anche, tra virgolette, ingiusto per un giocatore che ha dimostrato, a cui è stata data una possibilità. Il giocatore l'ha saputa sfruttare fino in fondo, ha dimostrato di essere di un altro livello, sì, cioè di poter giocare per una squadra da playoff e anche una squadra che può fare coppe europee, per cui tra l'altro anche per la società di Teramo Basket avere la possibilità di gestire un contratto del genere in un mercato italiano di questi tempi potrebbe essere anche una piccola speranza per avere qualche energia e un po' di benzina per andare un po' avanti. Renato Natali, ce la fa finalmente il Teramo a tagliare questo benedetto traguardo della Lega Pro, che è stato più volte rinviato e ora ha iniziato anche a serpeggiare un pochino di paura, eliminata in buona parte da quel 2-1 sul Riccione di mercoledì? Diciamo una giusta paura, perché bisogna essere anche scaramantici. Beh, la paura fa parte del corredo sportivo del tifoso anche perché c'è l'ultima partita con l'Ancona ed è quella, sì, partita un po' a spaventare se il Teramo non chiude subito il campionato. Non voglio essere ottimista, ma credo sono 6 punti di vantaggio, 2 partite, insomma i numeri dicono che non ci dovrebbero essere molti problemi.
Comunque, però con Riccione è stata però dura. Bisogna, è stata dura, sì, ma oddio, il fatto anche di giocare domenica, mercoledì, probabilmente Teramo a Pesaro con degli espulsi, insomma, sì, c'è stato qualche cosa. Però un po' di tensione. Che la squadra con la giusta concentrazione, insomma, arriverà al traguardo. Allora, anche perché festeggeremo... Il Gran Canale verrebbe proprio a Sugello, insieme alla festa un campione come amico, sarebbe proprio una giornata ideale per celebrare il ritorno tra i professionisti del Teramo. Quindi ripeto, sul programma al Teatro Comunale 6 maggio alle 10.30 inizia questa Gran Calà, che poi è stato chiamato Gran Calà, ma un po' diciamo la storia del calcio teramano, che si vorrà ripetere nei prossimi anni sperando che sia possibile organizzare. Diciamo, la squadra, come dicevo prima, del 73-74 che vinse questo campionato semipro, poi ci saranno anche rappresentanti di squadre negli anni successivi, ma non tutti gli anni. Quest'anno si sono scelte queste annate con alcuni giocatori, nell'intento del comitato organizzatore di invitare nei prossimi, diciamo nel prossimo anno, anche perché il prossimo anno è una data 1913, il Teramo, la società Teramo nacque, anche se ufficialmente incontri furono giocati successivamente, quindi sarebbe una grossa occasione. Quindi invitare diciamo negli anni successivi giocatori di quest'annato o di altre annate che hanno contribuito alle sorti. Per chi non fosse invitato subito, no, esatto, per chi non è stato invitato, sono stati scelti per alcune annate, sono 8 annate, 2-3 calciatori tra calciatore e allenatore. Nei prossimi anni si inviteranno. Non si poteva portarli tutti, non si poteva, anche perché sarebbe stato uno sforzo troppo grande invitarne tanti di più. Quindi al mattino alle 10.30, poi a pranzo tutti insieme lo strabacco. Trabacco per poi andare a vedere la partita Teramo Ancona. E allora, sperando che Teramo Ancona non conti per la classifica, ma conti soltanto per la statistica, almeno per il Teramo, ci ascoltiamo le dichiarazioni dei due goleador di Teramo Riccione, Federico Arcamone e Davide Borrelli. Bomber Arcamone, dopo 2 minuti sei entrato, hai segnato e forse abbiamo chiuso definitivamente il campionato del Teramo. Importante che abbiamo vinto questa partita, che abbiamo rotto sto ghiaccio che si era creato per queste 3 partite. E si vedeva che non è facile vincere il campionato e niente, squadra ha reagito e niente, importante che abbiamo vinto questa partita e mo ci vediamo fare un punto in 2 partite. Ecco, il Teramo ha giocato, certo all'inizio c'era la paura, c'era tanta paura per le ultime uscite. Sì, però se andiamo a vedere, questa squadra crea sempre, va sempre in vantaggio, però poi forse la fortuna un po' non ci sta aiutando come prima, e al primo cross ci fanno sempre gol e niente, però è importante, adesso parliamo della vittoria che... Ne manca uno di punto a questo punto. Manca un punto e potremo festeggiare, che ce lo meritiamo. Sì, è un periodo che purtroppo, come ci fanno un tiro, un mezzo cross, subiamo gol e quindi qualche cosa ne abbiamo anche sciupata per raddoppiare. Quindi niente, dobbiamo stare sempre attenti perché, ripeto, come ci fanno un tiro prendiamo gol, abbiamo avuto un po' di paura sull'1-1, anche perché le ultime 2 partite comunque abbiamo faticato per questo motivo qua, e poi per fortuna il gol di Federico Arcamone ci ha risolto un sacco di problemi. Adesso pochi giorni e poi concentrazione al massimo per la sfida di domenica, possibilmente anche con il pubblico al seguito delle grandi occasioni. Sì, sì, infatti faccio un invito al pubblico di Teramo a seguirci in massa perché abbiamo bisogno di loro, della loro carica, perché è un periodo, è il periodo per eccezione, abbiamo bisogno di tutti per andare a vincere da testa e prenderci questa Serie C. Oh, ricordiamo che sono 500 i biglietti a disposizione per i tifosi del Teramo, per il settore ospiti dello stadio di Montemarcone di Atessa, ma c'è tempo per acquistarli fino alle 19 di questo pomeriggio in prevendita. Quindi chi volesse recarsi ad Atessa e non ha il biglietto deve affrettarsi entro questa giornata per acquistarli e potersi godere, perché no, la promozione del Teramo. Ci arriva un messaggio: ma l'ingresso al Comunale domenica 6 è gratuito per tutti o solo per gli abbonati al Teramo Calcio? Abbiamo già risposto in presenza, vogliamo ribadire per chiarire. Allo stadio?
Comunale Teatro. Ah, Comunale Teatro è libero per tutti, ci saranno degli invitati, giustamente, poi galleria. Questo perché io ricordo fu emessa una nota dalla Teramo Calcio un mesetto fa, dove si diceva che per questo evento gli abbonati entravano gratuitamente. Probabilmente c'è stata una incomprensione da questo punto di vista. No, chiariamo che l'ingresso è gratuito per chiunque. È gratuito per tutti. Gli abbonati del Teramo Calcio avranno un settore riservato che è stato, diciamo, già individuato. Sì, individuato, e quindi poi tutti possono entrare, sedersi, ascoltare e applaudire. E godersi lo spettacolo. Sì, sì, sì. Maurizio Salvi, allora la Pretuziana, c'è tempo ancora per iscriversi per chi volesse? Ricordiamo poi anche quello che è il percorso storico di questo evento sportivo. Allora, per quanto riguarda le iscrizioni, sia della gara non competitiva di 5 km che per quanto riguarda l'iscrizione dei ragazzi, quindi tutte le gare che si svolgeranno la mattina, abbiamo naturalmente come organizzazione dei banchi e quindi si può iscrivere anche la mattina della gara. Per quanto riguarda invece la gara competitiva del pomeriggio, quella delle 16:30, le iscrizioni si chiudono oggi pomeriggio e quindi poi lì c'è, diciamo, una classifica particolare, ci sono dei chip per le classifiche, insomma, federali, e quindi l'iscrizione lì è chiusa da oggi pomeriggio. Io, ecco, volevo parlare del percorso, volevo ricordare anche un po' il programma dell'intera giornata. Noi cominceremo alle ore 9:30 con la gara di 5 km, la gara non competitiva. A seguire, subito dopo, dalle 10:30 inizieranno le gare dei bambini, quindi ci sarà la partenza della prima elementare, a seguire seconda fino alla quinta elementare. Ancora la categoria ragazzi, quindi prima e seconda media, e poi la categoria cadetti, terza media e prima superiore. E con questa gara abbiamo concluso il programma della mattinata. È uno spettacolo, anche perché poi in piazza ci saranno gli animatori, ci sarà la musica, quindi sarà veramente uno spettacolo anche per quanto riguarda diciamo così l'animazione. Poi, ecco, di pomeriggio alle ore 16:30 avremo la classica maratonina pretuziana, 10 km, quindi gli atleti dovranno percorrere due volte il giro, il classico giro della maratonina pretuziana. Il percorso è quello classico, il ritrovo, diciamo così, la partenza a Piazza Martiri della Libertà, poi si sale in su su Corso San Giorgio e, diciamo così, tra Piazza Garibaldi e la Madonna delle Grazie, attorno alle mura di Teramo, insomma, il percorso si snoda su tutte le strade, ripeto, completamente chiuso al traffico. Noi abbiamo, ecco, colgo l'occasione anche per ringraziare tutti i collaboratori, avremmo la Protezione Civile, abbiamo l'Associazione dei Carabinieri in Pensione, avremo anche un'altra associazione del Comune di Torricella che ci dà una mano, avremmo oltre 40 persone sul percorso che insomma, garantiranno la sicurezza, che è una cosa non da poco, perché, ecco, magari un motorino, una macchina eccetera, che mentre si corre può diventare pericoloso. Paolo Marini prendeva nota del percorso perché magari sta facendo un pensierino, visto che è un atleta. Paolo, chi segue le nostre partite del CSI avrà visto anche Paolo all'opera con la palla a spicchi. Basta il basket d'amatore, diciamo, sarebbe pure troppo cercare anche la maturità. Non parteciperai alla produzione? No, parlavo prima di un precedente, quando ero piccolo, un'edizione, qualcosa ho fatto. Il basket, diciamo, mi ha conquistato. È la prima vera passione. Stava finendo, Salvi, voleva completare? Sì, niente, ecco, diciamo che è una manifestazione veramente che chiede tanto impegno. E oltre agli amici, appunto, della Protezione Civile, che stavo dicendo prima, tutti gli associati del gruppo podistico Amatori Teramo, ricordo, noi siamo oltre 100 associati a questo gruppo podistico, quindi saranno 100 persone che daranno una mano in modo fattivo, tutti, anche gli atleti dell'Atletica Gran Sasso saranno lì la mattina per garantire, diciamo così, che non ci siano problemi. E niente, quindi è tutto pronto, io rinnovo l'invito primo a partecipare per chi lo volesse fare, perché naturalmente correre 5 km si può correre anche a passo libero, si può fare anche la passeggiata perché abbiamo un'ora di tempo, quindi e ci si può godere delle bellezze di Teramo. E due, se uno non vuole correre, venite a vedere perché sicuramente sarà
uno spettacolo bellissimo. Allora, ora vediamo un altro contributo filmato, l'intervista al presidente della Z Gold Women, Alessandro Zulli. La Z Gold Women è una realtà che abbiamo seguito nel corso di tutta questa stagione, parliamo di calcio a 5 di Serie C femminile, la squadra che ha vinto il campionato domenica scorsa vincendo sul campo del Valle Aterno Fossa per 3-2. Ieri c'è stato un recupero infrasettimanale con la prima sconfitta casalinga, 5-4 contro il Don Orione, ma chiaramente una sconfitta che non ha guastato la festa in casa AZ, che pensa già al futuro, che si chiama Serie A. Sentiamo l'intervista al presidente Zulli. Presidente Zulli, peccato per questa rimonta che è fallita di un soffio, ma come dicono i grandi, avete fatto il triplete quest'anno, quindi c'è di che essere soddisfatti. Sicuramente sì, per la stagione c'è di che essere soddisfatti, ma anche per la partita di oggi, che comunque primo tempo abbiamo giocato male, secondo abbiamo giocato meglio. Vabbè, va bene così, dai. Senta, Presidente, a questo punto si può parlare di un progetto che può proseguire, può andare avanti. Ora c'è anche l'ufficialità della promozione e guardate ovviamente la Serie A. Guardiamo la Serie A, Serie A da costruire un po'. Noi non rivoluzioneremo la squadra, prendiamo 4-5 giocatrici, riduciamo un po' la cosa, già ci stiamo muovendo un po' sul mercato, vediamo quello che riusciremo a fare. Il mister? Mister confermato, staff tecnico confermato, il mister Marcuccitti, Pierpaolo Iodice confermato preparatore. Affiancheremo a loro altre due persone per dargli una mano, visto che comunque aumenteranno il numero degli allenamenti, eccetera. Quindi diciamo questa è la situazione dello staff tecnico. A Chieti avete girato 4 impianti, l'anno prossimo come sarà la situazione? Pensate di risolvere? Dobbiamo risolverlo sicuramente, perché gli allenatori la prima cosa che ci hanno chiesto è stata proprio quella di avere un impianto unico. Stiamo vedendo qualcosa anche al di fuori di Chieti, ma diciamo nelle zone limitrofe, quindi stiamo vedendo quale soluzione migliore potremmo avere l'anno prossimo, sicuramente un impianto unico per fare allenamenti e partite. Per chiudere, di solito le vittorie hanno una dedica o più dediche, qual è quella del presidente Zulli? Ma io l'ho detto su Facebook ampiamente, io la dedico sempre alla mia famiglia, a mia madre e alle mie 3 sorelle, perché insomma loro non approvano forse molto di quello che io faccio per questa squadra e soprattutto per quello che spendo per loro, però non mi dico niente, anzi mi sono sempre vicini per ogni necessità, quindi la dedico a loro. Complimenti alla Z che chiuderà la stagione in casa mercoledì 2 maggio ore 20:45. La partita si giocherà al Pala Santa Filomena contro il Città di Pescara Calcio a 5 di Serie C femminile. In chiusura, l'argomento magari richiederebbe anche più minuti, però io butto la provocazione a Paolo, perché si è sentito dire anche a Teramo in questi giorni: ma non è che la società ha in mente di vendere, di cedere il titolo? Tu che cosa pensi di questa? Che è una buttata o c'è un qualcosa di concreto sotto? Diciamo che è una possibilità, nel senso che non so se la società abbia effettivamente pensato di vendere il titolo, comunque dipenderebbe anche da se fosse diciamo, anche uno scambio, sarebbe uno scenario possibile, però credo che in questo momento si cerchi ancora la strada, una strada differente. Adesso sicuramente vendere il titolo non è la priorità ora. Sì. Bisognerà vedere se nei prossimi giorni si riuscirà in qualche modo a smuovere ulteriormente le acque. È ovvio che tutto dipende sempre da quello che abbiamo detto già prima, cioè dalla possibilità che anche qualche nuovo ingresso o comunque qualche anche a livello di voci si sentono, sì, ogni tanto adesso c'è la possibilità che anche vecchi dirigenti o personaggi del passato rientrino per poter favorire nuovi ingressi, però bisogna vedere poi nel pratico e nel concreto se effettivamente sono strade queste percorribili. Senti, una battutina anche su Ciarella, che è l'altro grande nome rilanciato quest'anno, un altro giocatore che è andato incontro a un grande processo di maturazione, anche superiore a quello di Polonara, ma parliamo di un atleta che è comunque dell'86 se non sbaglio, quindi sta arrivando proprio nel cuore della sua età agonistica. Sì, lui ha fatto questa scelta lo scorso anno di scendere in Lega 2 dalla Serie A,
è stata una scelta vincente col senno di poi, perché ha potuto giocare di più, ha avuto più responsabilità, è tornato a Teramo un Cerella diverso da quello che avevamo visto nella prima edizione, diciamo così, un Cerella non solo grandissimo difensore, ma anche un Cerella molto propositivo in attacco. Un Cerella anche leader in alcuni momenti, mi è sembrato. Sicuramente più sicuro, con più fiducia, che in questo senso riesce poi, tra virgolette, a essere leader più sul fatto emotivo, perché sì, poi leader emotivo. Il suo modo di giocare ovviamente porta anche a gasare il pubblico, a trascinare anche i giocatori stessi, a mettere il massimo in campo. È anche lui un giocatore che può ulteriormente crescere, un giocatore già sul quale si sono informate squadre di un certo livello. Hai scritto di Siena tu tempo fa. Sì, sì, ma diciamo non... è una tipologia di giocatore, dato che insomma, ha delle caratteristiche difensive molto poco comuni, nel senso che con quella rabbia un difensore sulla palla, non so, un giocatore simile poteva essere David Moss, per fare un parallelo con un giocatore già stato a Teramo, che di questo da panchinaro a suo tempo. Sì, è vero, quindi immagino che sfide c'erano allora, ma al di là di questo credo comunque si sia meritato. È uno che anche può difendere lui, anche su un play piccolo, molto piccolo. Uno, due, tre, può diciamo contrastare tutti i giocatori in queste tre posizioni. Ed è un giocatore poi anche appunto propositivo in attacco, che è riuscito anche a ampliare il repertorio offensivo. Adesso lo vediamo tirare da tre con molta sicurezza, lo vediamo andare dentro e schiacciare in maniera perentoria. Sì, diciamo che lui ha fatto una grande crescita facendo, tra virgolette, un passo indietro, perché scegliere dalla Serie A di andare a giocare in Lega 2, fra l'altro con una società che poi non era, diciamo, tra le prime squadre di Lega 2. Quello, diciamo, però per lui è stata la chiave una chiave di volta per leggere il suo successo. Va bene, noi siamo arrivati al termine di questo nostro appuntamento con Presto Presto. Io ringrazio il collega Paolo Marini e speriamo di riparlare di basket, magari in una situazione un po' più serena fuori dal campo, perché in campo le cose sono andate benissimo. E in bocca al lupo anche per i tuoi impegni col CSI, perché ti seguiamo sempre nelle nostre partite. Sì, sì, stagione è finita, diciamo, ma va bene così, ci dovevamo divertire, siamo divertiti, quindi va benissimo. Grazie a Renato Natali e in bocca al lupo per l'organizzazione di questo primo gran galà del calcio Teramano. Ricordiamo, 6 domenica, maggio, 10:30, Teatro Comunale. Ingresso gratuito per tutti. Gratuito per tutti, tutti sono invitati, venite. Venite. E per i più giovani è l'opportunità. Ci farà piacere stare insieme. Per i più giovani conoscere questi ex teramani di adozione che hanno fatto grande onorato il calcio la maglia del Teramo e hanno onorato la città. Questo è anche lo spirito di questa di questo gran galà. Grazie anche a Maurizio Salvi, presidente della Lega Gran Sasso, che vi rinnova l'appuntamento per martedì. Martedì 1 maggio dalle ore 9:30 tutti a Piazza Martiri per la 33esima edizione della Maratonina Pretuziana. Grazie, grazie a Gianni D'Areo in regia, a Claudio Di Giacomo alle camere. L'appuntamento è questa sera, dopo i nostri notiziari, alle ore 20 con Pescara Sprint e poi domani la nostra diretta pomeridiana, diretta stadio, a partire dalle ore 15, qualche minuto prima, per tutti i risultati in tempo reale, dalla Serie A fino al campionato di eccellenza abruzzese, poi domani sera l'Abruzzo del pallone con Eccellenza, Lega Pro e Serie D. Di nuovo grazie e buona giornata.